di associazione, che è la tendenza ad associare cose positive a cose che ci piacciono già. Quindi anche qua potresti sfruttare questo bias associandoti a cose che lui trova positive. Ad esempio, non lo so, potresti, se sai che lui trova, ecco, ogni persona, ad esempio, è molto sensibile a dei colori, no? Quindi potresti indossare, diciamo, dei colori che a lui piacciono o dei colori con i quali si sente in armonia. Ci sono poi delle strategie per capire questo, oppure, ad esempio, parlare di cose che lui trova positive per creare. È il principio dell'ancoraggio emozionale positivo, fondamentalmente. Abbiamo anche il bias di disponibilità, che è la tendenza a ricordare, diciamo, delle cose che sono facilmente disponibili alla mente. Quindi, ad esempio, potrai ripetere attraverso, ad esempio, dei messaggi, diciamo, che possono essere messaggi, come possiamo dire, subliminali, messaggi subliminali, ad esempio, o messaggi che si ripetono in qualche modo nel tempo. In questo modo lui li troverà più disponibili, insomma. Quindi queste ovviamente i bias devono essere messi in atto in modo naturale, non forzato, non cercando di, cioè, se tu parti con un intento manipolativo, spesso le persone se ne rendono conto. Quindi è molto importante farli in modo naturale, bisogna allenarsi, farli in modo non forzato. Ed è anche importante essere pazienti, noi bias cognitivi anche qua hanno bisogno di tempo per fare effetto, ma soprattutto non farti vedere come disperata, non farti vedere come bisognosa, perché se stai cercando di conquistare un uomo e vuoi conquistarlo a tutti i costi, lui lo capirà e si allontanerà, ti manderà a fanculo in seduta stante. Non puoi cercare, diciamo, di conquistare, di voler conquistare un uomo a tutti i costi. Ti allontanerà brutalmente, si leverà, non ti considererà più. E questo devi prendere in considerazione. Un altro fenomeno, diciamo, psicologico che può essere utilizzato per sedurre, per conquistare, diciamo, e per far innamorare un uomo che magari di sua iniziativa è un po' distaccato, è proprio un altro fenomeno psicologico che si chiama effetto Zeigarnik. L'effetto Zeigarnik, scoperto da una psicologa, Blum Zeigarnik, è un fenomeno psicologico che ci porta a ricordare meglio le cose incomplete, cioè le gestalt aperte, che quelle da completare. Questo perché la nostra mente è programmata per cercare di completare quello che resta aperto, quindi noi vogliamo accertare. E nel caso di una persona, ad esempio, che vuoi creare un po' di dipendenza, puoi creare un senso di suspense, puoi creare un senso di curiosità che lo spinga, che lo invogli a continuare a interessarsi a te. Questo è un'altra cosa molto importante. Ci sono diverse cose che puoi fare per innescare questo effetto Zeigarnik, ad esempio lasciare delle cose in sospeso, quando parli con lui lascia delle domande senza risposte, lascia delle storie incomplete, questo lo spingerà, diciamo, inconsciamente, lo spingerà inconsapevolmente a voler entrare ancora di più in contatto con te, no? Quindi resterà, ti penserà. Perché i nostri pensieri tendono ad essere proiettati sulle cose che non sono mai totalmente presenti, sulle cose che non sono mai totalmente disponibili. Questo è un punto molto importante, questo è un altro punto fondamentale, una cosa importante che tu puoi cercare di mettere in atto e di vedere. Ad esempio, essere misteriosi, non rivelare tutto subito di te, lascia che sia lui che scopra
i tuoi lati nascosti, delle cose nascoste. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, mettete un like che non costa nulla, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica del